Ciao a tutti ragazzi, sono io Michan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di parlarvi degli annunci che hanno dato proprio al Napoli Comic Con, che c'è stato proprio recentemente, gli annunci dei manga della Planet e della Star Comics. Tra l'altro questo video mi è stato chiesto anche da Neytiri, che saluto, e quindi ne ho approfittato proprio per parlarvene e per sapere proprio le vostre impressioni a riguardo. Tra l'altro hanno annunciato anche un manga che era tra le mie liste di manga inediti che volevo che poi pubblicassero in futuro. Quindi mi ha fatto molto piacere vedere proprio che hanno deciso di pubblicarlo. Poi naturalmente ve lo farò vedere più nel dettaglio. Ho pensato di farlo simile al vecchio video che avevo fatto per gli annunci di Luca Comics and Games. Infatti troverete sulla destra la copertina del volume di cui vi sto parlando e sulla sinistra tutti i dettagli riguardanti al volume, quando è stato annunciato, la trama, la categoria e il genere, in modo tale da parlarvene e descriverlo in modo più dettagliato. Bene, detto questo, non mi resta che lasciarvi al video. Fatemi sapere con un commento qua sotto se prenderete alcuni dei titoli che ho citato. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Pensavo iniziare intanto mostrandovi gli annunci della Planet. Io devo mostrarvi una delle prime novità per quanto riguarda Naruto perché ce ne saranno veramente tante. Allora, questo qui si chiama Katsuki Aiden Sakki Midareru Aku no Hana. È stato annunciato per agosto, è un volume unico che potrete trovare in fumetteria e online al prezzo di 9,90 €. In pratica è un altro romanzo dedicato proprio al mondo di Naruto, di Masashi Kishimoto e Shin Towada. È categoria shonen di generazione, combattimento fantastico e superpoteri. La scia di morte seminata da Alba nel corso del tempo si ripresenta davanti agli occhi di Sasuke, costringendolo a un nuovo difficile confronto con il passato. Un appassionante racconto che conclude la carrellata di romanzo dell'acclamata serie Aiden, immancabile per tutti gli appassionati del mondo di Naruto. Quindi per tutti gli amanti di Naruto devo dire ve lo consiglio tantissimo. Come pure questo qui, che questo invece è stato annunciato per ottobre, tre volumi ongoing, quindi serie ancora in corso, bimestrale che si potrà trovare in edicola e in fumetteria a prezzi di 4,50 €. Gantz G. Di Hiroaka Oku, che sono per quanto riguarda i testi, e i disegni di Keita e Iizuka. Categoria Seinen, pubblico adulto e un generazione fantascienza horror e splatter. Allora, siamo nell'anno 2005, la gita scolastica di un gruppo di studenti sta solo in incubo quando il pullman su cui viaggiavano ha un incidente. Ma dopo lo schianto li aspetta qualcosa di più terribile della morte, una misteriosa sfera nera che detta le regole di un gioco spietato, un'imperdibile storia alternativa ambientata in un universo della serie di culto Gantz. Quindi penso sia molto particolare e intricato anche questo qui. Sempre per quanto riguarda ottobre, vi parlo di un'altra novità per quanto riguarda il mondo di Naruto. È stato annunciato per ottobre, tre volumi, serie ancora in corso, sarà un bimestrale, possibile trovare in edicola e fumetteria al prezzo di 4,50 €. Si chiama Boruto Naruto Next Generation. In pratica la nuova serie riguardante Naruto arriva finalmente anche in Italia. Di Yukio Kodachi sono i testi e di Miko Ikemoto i disegni. È sempre un shonen di genere avventura, azione, commedia e fantastico. La copertina l'adoro tantissimo, questo devo dire, sono molto curiosa di leggerlo. Un nuovo capitolo della Leggenda della Foglia, incentrato sulla nuova generazione di guerrieri cresciuta all'ombra degli eroi della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, le travolgenti avventure del figlio del Settimo Kage. In pratica con questa nuova serie vedremo all'opera proprio il figlio di Naruto e soprattutto anche la figlia di Sasuke Sakura. Sono molto curiosa di vedere la relazione di questi due ragazzi. L'altra invece novità è un altro romanzo per quanto riguarda sempre Naruto. Si chiama Boruto Naruto The Movie di Masashi Kishimoto e Yukio Kodachi. È un altro volume unico, fumetteria online a prezzi di 9,90 €, sempre annunciato per ottobre. Sempre shonen, avventura, azione, combattimento e superpoteri. Il romanzo che adatta l'omonimo film dedicato all'universo di Naruto, il sequel ufficiale della serie principale, ambientato nel mondo dei ninja, finalmente in pace dopo l'ultimo conflitto mondiale. Una nuova sfida per Naruto e compagni, essere genitori di una nuova turbolenta generazione di ninja della Foglia. Questo ve lo consiglio molto, io ho amato parecchio il film di Boruto e devo dire che questo mi incuriosisce molto anche vederlo in versione romanzo. Il prossimo di cui parlo invece è molto particolare, è sempre annunciato per ottobre, 13 volumi è ancora in corso, bimestrale, edicola e fumetteria a prezzo di 4,50 €. Si chiama Domestic na Kanojo di Keiza Saga. È uno shonen per un pubblico adulto. Ecchi harem scolastico e sentimentale invece al genere. Sebbene lo abbia sempre desiderato, il giovane Natsuo non sembra contento di aver perso finalmente la virginità con Rui, una sua coetanea che si è concessa a lui senza voler intraprendere una relazione sentimentale. Il ragazzo sta per scoprire quanto complicato possa essere gestire separatamente amore fisico e platonico, quando Ina, l'oggetto dei suoi sentimenti, e Rui finiscono a vivere sotto il suo stesso tetto. E poi abbiamo il ritorno di un grande classico. 23 volumi completa mensile e ti potrà trovare in edicola e fumetteria al prezzo di 4,50 €. Sempre annunciato per ottobre, Fruit Basket di Natsuki Akaya. È uno shoujo di genere commedia, drammatico, sentimentale, slice of life e soprannaturale.
Io devo dire che non ho ancora avuto l'opportunità di leggere Fruit Basket, quindi penso che gli darò volentieri un'occhiata. Torna alle drammatiche disavventure della dolce Toru Honda, alle prese con l'aiutante Yuki Soma e la sua scalmanata famiglia, vittima di una bizzarra maledizione. Amore e guai dal sapore soprannaturale per il ritorno dell'immancabile classico del fumetto per ragazze. Quindi la trama mi incuriosisce molto, quindi fatemi sapere con un commento qua sotto se lo consigliate oppure no. Passiamo poi a quello che vi dicevo che era tra la lista dei manga inediti che volevo proprio che pubblicassero. Allora, questo è stato annunciato sempre per ottobre, 6 volumi completa bimestrale edicola e fumetteria a prezzi 4,50 euro. Si chiama allora Yuki wa Jijoku Niochiro no Ka di Hiro Fujiwara. La stessa autrice tra l'altro di Mei-sama, Doppia vita di Misaki, infatti penso si possa vedere molto bene dal tratto. Generazione sentimentale e soprannaturale. Al momento sono riuscita a leggerlo fino al volume numero 2 per quanto riguarda le scan, mi sto piacendo veramente tanto. Se siete amanti proprio del fantasy, del soprannaturale, questo ve lo consiglio tantissimo. Yuki non potrà di certo mai dimenticare il suo 16° compleanno, il giorno in cui la sua vita è stata sconvolta dalla rivelazione di un segreto a lungo nascosto, che la catapulta al centro della battaglia contro oscure forze demoniache. L'apprezzata autrice di Mei-sama torna con un'appassionante serie fantasy. Tra l'altro sono bellissimi anche i disegni, adoro tantissimo questa autrice. Passiamo poi a un manga un pochino più pesante per quanto riguarda il genere rispetto a quello che vi ho mostrato prima. Sempre annunciato per ottobre, 5 volumi serie in corso, bimestrale, fumetteria online a prezzo di 5,50 euro. Si chiama Happiness di Shuko Oshimi. È uno shonen di genere drammatico, horror, scolastico e soprannaturale. Makoto Okazaki è uno studente come tanti, un po' emarginato e spesso vittima di bullismo. Una notte una misteriosa creatura lo azzanna al collo, succhiandogli sangue. Che sia la fine per il ragazzo, oppure l'inizio di una nuova esistenza, con la quale impara a convivere? Un intenso percorso di rinascita dell'acclamato autore dei Fiori del Male, Haruko Ohana. Quindi penso sia molto particolare e intenso, soprattutto come manga. Passiamo invece a un'altra novità che sono veramente molto contenta che esca. Questo invece è annunciato per novembre. Un volume al momento, serie in corso, edicola e fumetteria a prezzo di 4,50 euro. Vampire Night Memories di Matsuri Ino. È uno shoujo di genere drammatico, fantastico e sentimentale. In pratica torna alla romantica serie fantasy con storie inedite e capitoli speciali che approfondiscono le vicende dei protagonisti di Vampire Night, soprattutto di Yuki e di Zero. Quindi molto interessante che di questo per ora ho letto qualche scan. Disegni come sempre molto belli. E poi passiamo a uno shoujo molto divertente a mio parere, annunciato sempre per novembre, 7 volumi serie in corso bimestrale e edicole fumetterie a prezzo di 4,50 euro. Si chiama Takane to Anna di Yuki Shimazu. La copertina è meravigliosa, è uno shoujo di genere commedia sentimentale. La giovane Anna si ritrova a sostituire sua sorella maggiore in incontro a scopo matrimoniale, ma davanti all'arroganza di Takane, il bellissimo futuro marito, la ragazza manda tutto a monte. Fine di una storia? Non proprio perché il temperamento di Anna sembra aver suscitato l'interesse dell'aiutante promesso sposo. Poi cambiamo completamente genere, si chiama Tenko Shinpan, di Tsuina, Miura e la storia, e Takahiro Oba i disegni. 11 volumi serie in corso bimestrale, edicole e fumetteria a prezzo di 4,50 euro. È uno shonen di genere azione drammatico e horror. Come ha fatto a liceale Yuri a ritrovarsi sulla cima di un grattacielo in un mondo popolato di misteriosi individui mascherati che massacrano chiunque incontri sul loro cammino? Un adrenalinico horror avvolto dal mistero dallo sceneggiatore di Ajin Demi-Human. E poi arriviamo a questo qui, che è un volume unico, fumetteria online a prezzo di 35 euro. Si chiama Kaite Kaite Kaki Makuru di Naoki Urusawa. È un genere azione. La guida ufficiale al mondo di un maestro della nona arte giapponese. Un viaggio tra opere e personaggi che hanno fatto grande il manga d'autore nel mondo, in un imperdibile volume da collezione. E poi, sempre per quanto riguarda novembre, abbiamo un volume unico di sempre fumetteria online a prezzo di 7 euro. 20th Century Boys Wakiyaku di Naoko Urusawa è un seinen di genere commedia mistero slice of life. In pratica è uno spin-off del capolavoro del sensei Urasawa, incentrato su due di mangaka, Uiko Oyo, chiamati ad affrontare la sfida più grande della loro carriera. Quindi per tutti gli amanti del 20th Century Boys, tra l'altro devo anch'io iniziare a leggerlo perché ho sentito che è molto famoso, quindi sono molto curiosa proprio di leggerlo. E poi arriviamo all'ultima novità per quanto riguarda la Planet. È annunciato per dicembre, 5 volumi, serie in corso bimestrale, edicole e fumetterie a prezzo di 4,50 euro. Allora, il titolo è Yura Jisou no Yuna-san di Tadahiro Miura. È uno shonen di genere commedia ecchi, harem, sentimentale e soprannaturale. Kakarashi è dotato di poteri spirituali che gli consentono di vedere entità soprannaturali fin da bambino. Una capacità che gli ha sempre procurato molti guai.
Adesso solo e squattrinato, il ragazzo viene ospitato alla Yorojisou, una pensione in decadenza che si dice essere infestata allo spettro di una liceale. E che spettro! Sezi avventure in compagnia di prorompenti fantasmi. Quindi per tutti gli amanti del genere ecchi, questo voglio dire, ve lo consiglio molto. Soprattutto anche per i disegni, se sono molto simili a quelli della copertina, devo dire che sono molto curati. Passiamo poi al primo per quanto riguarda la Star Comics. Questo è annunciato per luglio. È un volume unico, fumetteria, libreria e online. Erase numero 9. Di Kei Sambe. È un seinen genere drammatico, mistero psicologico e soprannaturale. In pratica è una raccolta di side story ed episodi essi tratti proprio dal seinen, rivelazione del 2016-2017, un successo che ha unito pubblico e critica. E per quanto riguarda il manga, non ho ancora deciso di prenderlo proprio perché non mi colpiscono molto i disegni, ma ho adorato l'anime. Quindi per chi volesse approcciarsi proprio a questo genere, vi consiglio tantissimo intanto di vedere l'anime. Poi se vi piace vi consiglio anche il manga. Poi invece questo qui è stato annunciato per settembre, 9 volumi in corso, fumetteria, libreria online, si chiama Children of the Whales di Abi Umeda. È uno shoujo seinen di genere drammatico fantasy. È una storia fantasy onirica e intrigante, a cavallo fra shoujo e seinen, categoria nella quale è stata premiata in Francia. Verrà a breve trasportata in una serie animata. E poi arriviamo a una delle tante novità per quanto riguarda anche Dragon Ball, questo è annunciato per ottobre. È un volume unico, fumetteria, libreria e online. Si chiama Dragon Ball Quiz Book di Akira Toriyama. È uno shonen di genere arti marziali, avventure, azione, combattimento e fantasy. Pensate di conoscere davvero tutto del Dragon Ball Universe? Mettetevi alla prova con questo appassionante quiz book. E poi arriviamo a una delle novità che ho gradito di più. Finalmente so anche tra l'altro la data. È stato annunciato per novembre, edicola, fumetteria, libreria e online. In pratica avremo Pretty Guard e Sailor Moon di Naoko Takeuchi in due edition. 12 volumi conclusa con l'Anna Sailor Moon Eternal Edition, che in pratica è la copertina che vedete in alto, e poi 16 volumi conclusa con l'Anna Sailor Moon New Edition, che è quella che vedete sotto. È uno shoujo di genere azione, combattimento, demoni, fantastico e sentimentale. Niente a montare, le guerriere Marina Etta ritorna a casa in edizione più che perfect, definitiva. Io devo dire, mi dispiace un po' non poterla prendere, prenderò proprio il primo volume per collezione, e avendo già l'altra edizione non mi conviene prendere anche quest'altra. Però devo dire, per chi la dovesse prendere, questa merita davvero, soprattutto per le copertine che sono meravigliose. E poi abbiamo un altro gradito ritorno, annunciato per novembre, 11 volumi in corso, fumetteria, libreria e online, Ranma Mezzo, 2 edition di Rumiko Takahashi, uno shonen di arti marziali, commedia e soprannaturale. Torna finalmente disponibile il super classico Yumiko Takahashi, in edizione da collezione tutta nuova. Quindi per chi non avesse letto come me, tra l'altro, Ranma Mezzo, penso sia un'edizione molto interessante. E poi arriviamo a un'altra novità per quanto riguarda One. E One è conosciuto soprattutto per One Punch Man. Annunciato per novembre, 14 volumi in corso, fumetteria, libreria e online. Si chiama Mob Psycho 100 di One. Di questo ho visto l'anime, non mi è dispiaciuto, i disegni sono molto particolari, infatti li vedrete molto bene, soprattutto anche del manga. È uno shonen di generazione commedia, psicologico, sentimentale e soprannaturale. Allora, Shigeo, detto anche Mob, è uno studente delle medie da sempre dotato di straordinarie facoltà psichiche, ma non sempre da grandi poteri derivano solo grandi responsabilità. Questa è una citazione proprio di Spider-Man. Soprattutto se sei un bambino e i tuoi coetanei ti vedono come diverso. Mob cerca così di vivere una vita più normale possibile, contenendo questi poteri per non dare nell'occhio. Ma cosa succederebbe se invece le emozioni e lo stress spingessero gradualmente il suo potere fino al 100% delle sue potenzialità? Infatti si vedrà molto bene che cosa succede proprio al nostro protagonista se supera proprio il 100% delle sue possibilità. Devo dire, l'anime ve lo consiglio molto, ma anche è un anime diverso dal solito. L'altra invece novità per quanto riguarda Dragon Ball è stata annunciata per novembre, un volume unico, fumetteria, libreria online, si chiama Dragon Ball X Star Comics di AAVV. È uno shonen arti marziali, avventure, azione, combattimento e fantasy. Ripercorriamo la storia italiana di Dragon Ball e di Star Comics in questo esclusivo volume celebrativo del 30° anniversario della nostra casa editrice. Quindi penso che sia molto interessante anche questo volume qui. Come pure questo qui, che è stato proprio annunciato per dicembre, è una miniserie in due volumi, infatti primo volume di due, fumetteria, libreria e online. Si chiama Kuroko's Basket Extra Game, di Tadahoshi Fujimaki. È uno shonen di genere commedia scolastico e sport, ed è l'epilogo di una delle serie manga sportive più amate e seguite. Quindi per chi ha amato già Kuroko's Basket, questo ve lo consiglio molto. Cambiando proprio completamente genere, arriviamo a questo qui che si chiama Empire of Corps, di Project Ito, Tomoyuki Ino.
Tre volumi completo a fumetteria, librerie e online, sempre annunciato per dicembre. È uno shonen di genere drammatico, mistero, soprannaturale e storico. Immaginate che nell'Europa del XIX secolo, grazie a tecnologie steampunk, fosse stato possibile portare in vita i cadaveri, infondendo loro una sorta di anima, artificiale che questi cadaveri venissero impiegati per fini industriali, bellici e nei lavori pesanti. Che tipo di società ne sarebbe scaturita? E quali nuovi pericoli sarebbero andati incontro gli uomini? Quindi è una trama molto intricata che mi incuriosisce veramente tanto. E poi passiamo a una parodia per quanto riguarda One Piece. Questa invece è stata annunciata per gennaio, due volumi in corso, fumetteria edicola, libreria e online. One Piece Party di Eando. Shonen di genere avventura, azione, commedia e fantasy. In pratica è un'altra parodia come avevano già fatto anche per Naruto. E inedite avventure attendono la ciurma di cappello di paglia in questo buffo, esilarante e avventuroso spin-off della serie manga, campione di vendite di tutti i tempi. Quindi, per chi voleste leggere qualcosa di divertente per quanto riguarda One Piece, questo è il fumetto proprio che fa per voi. E poi arriviamo all'ultima novità per quanto riguarda Dragon Ball. Allora, è stato annunciato per gennaio, 8 volumi conclusa, fumetteria edicola, libreria e online. Dragon Ball Full Color, la saga del giovane Goku, di Akira Toriyama. È uno shonen arti marziali, avventura, azione, combattimento e fantasy. In pratica, ritorna al classico dei classici nella prima e unica imperdibile edizione tutta a colori. Qui da quel che ho capito troviamo soltanto però la saga del giovane Goku, quindi abbiamo proprio uno spezzone per quanto riguarda Dragon Ball. Il penultimo di cui vi parlo si chiama Genoshidal Organ di Project Aito e Gato Haso, perdonate la mia pronuncia. È due volumi in corso, fumetteria, libreria e online, è uno shonen annunciato per febbraio. Azione, drammatico, fantascienza, mistero e psicologico. L'improvvisa distruzione di Sarajevo in seguito a un bombardamento atomico effettuato con ordigni e semi artigianali è di provenienza misteriosa, ribalta totalmente la geografia politica del mondo e anche nei paesi dove regnava la democrazia la priorità diventa l'autodifesa e la sicurezza nazionale. Comincia così un'era di guerre e genocidi in cui le operazioni di intelligence e targeting rivestono un'importanza fondamentale. Devo dire che questa merita molto, soprattutto per quanto riguarda la storia, molto diversa dai soliti canoni che siamo proprio abituati a leggere. E l'ultimo è questo qui, annunciato per marzo. È due volumi in corso, fumetteria, libreria online, si chiama Harmony, di Project Aito Fumi Minato. È uno shoujo di generazione drammatico, fantascienza e mistero. È uno shoujo però molto diverso dal solito che siamo abituati proprio a leggere, perché in un futuro utopico e post-apocalittico, gli uomini per cercare di prevenire nuove crisi, come quelle che hanno rivoluzionato la geopolitica mondiale, instaurano una nuova società dominata da un lato da avanzatissime nanotecnologie, che hanno debellato malattie e contagi, e dall'altro da una politica di social welfare mirata a creare benessere e armonia per prevenire ogni conflitto. Tuan Kirie, una donna ufficiale medico che ha sempre criticato questo nuovo modello sociale, si troverà a fare i conti con il proprio passato e con il futuro dell'intero pianeta. Quindi, come potete vedere, è uno shoujo molto diverso dal solito. E devo dire che se non avessi letto proprio la categoria non avrei detto che era uno shoujo. E questa era anche l'ultima novità per quanto riguarda la Star Comics. Devo dire che ci sono delle novità molto interessanti che meritano molto. Io soprattutto prenderò quella di Sailor Moon per quanto riguarda il primo volume, ma anche quella dell'autrice di Mei-sama. Sono molto contenta proprio di poterlo rileggere. E ragazzi, con questo video termina qui. Come dicevo all'inizio, fatemi sapere con un commento qua sotto se prenderete alcuni dei titoli che ho citato. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!